Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci degli incendi perché questo pomeriggio sotto la sede della Regione Abruzzo c'è stato un sit-in di protesta contro il rimboschimento in concomitanza con il tavolo tecnico promosso dalla Regione proprio per discutere delle misure da attuare nel dopo emergenza incendi che ha coinvolto l'Abruzzo in questa estate. Andiamo a vedere insieme il servizio. Oggi c'è questo sit-in dinanzi la regione a Pescara dopo l'emergenza incendi. È giusto non abbassare la guardia, soprattutto per quello che è accaduto in Valle Piligna e sul Morrone. Certo, non bisogna abbassare la guardia perché qui si rischia poi di ragionare per emergenze, perché ce ne sono tante. Noi invece non dobbiamo farci ingabbiare in questo tipo di ragionamento di breve periodo. Noi dobbiamo ragionare in termini di medio-lungo periodo e quindi ci sono due cose che chiediamo. Uno, un fermo no al rimboschimento, a ogni tentativo di rimboschimento in deroga alla legge che prevede 5 anni dall'incendio prima che si possa fare un rimboschimento. Questo per evitare il rischio che gli stessi interessi criminali che possono star dietro alla tragedia che abbiamo vissuto sul Morrone poi magari siano poi, gestiscano il rimboschimento stesso. E la seconda cosa, noi piuttosto che altri soldi sprecati in rimboschimenti, quando poi la natura in realtà sa fare benissimo il suo corso e l'ha dimostrato ampiamente, noi preferiamo che i nostri soldi pubblici vengano spesi in prevenzione e gestione dell'emergenza incendi nel caso in cui dovesse essercene una l'estate prossima. Cioè, noi sappiamo che ogni estate abbiamo questo tipo di rischi sulle nostre montagne e nei nostri boschi e quindi vogliamo che la Regione, che non lo ha fatto finora, investa ingenti fondi in un piano di emergenza serio che poi va attuato e in un piano di gestione di eventuali emergenze. Questo è quello che chiediamo. Emergenza ma anche prevenzione. Sì, assolutamente no, l'emergenza noi non la vogliamo più, noi non vogliamo più emergenze sui nostri territori, ne abbiamo veramente abbastanza, d'inverno la neve, poi il terremoto, poi gli incendi e chi più ne ha più ne metta, grandi opere che ci vengono imposte. Noi chiediamo prevenzione, chiediamo messa in sicurezza del territorio, l'unica grande opera che noi vogliamo. In Abruzzo, nei 3 anni di giunta d'Alfonso, c'è stata una crescita del numero degli occupati. Questo sostiene il consigliere regionale del Partito Democratico Camillo D'Alessandro in risposta alle polemiche di queste ore. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. La verità è che ci sono più occupati, però quello che mi preme a me come rappresentante della maggioranza e del governo regionale è tentare di chiarire qual è la dinamica vera, quello che è accaduto non solo nell'ultimo trimestre, ma quello che è accaduto da quando ci siamo insediati ad oggi, perché del resto noi dobbiamo rispondere dell'azione di governo e delle politiche pubbliche che abbiamo assunto e degli effetti che queste hanno avuto sull'occupazione e sullo sviluppo. Allora, mi aiuto con i dati. Al 31 giugno 2014, quando più o meno è iniziata la nostra avventura, c'erano 459.000 occupati, oggi ce ne sono 485.000, cioè 26.000 in più. Gli inattivi erano 351.000, adesso sono 307.000. L'occupazione femminile, l'occupazione era al 41,6, oggi è al 43. La disoccupazione giovanile, dato straordinariamente importante per tutte le politiche attive del lavoro che dobbiamo mettere in campo e che abbiamo messo in campo, passa dal 48,1 del 2015 al 38,8 del 2016, cioè meno 9,3%, e questo, e le persone che noi definiamo NEET, insomma, quelle che sono inattive, da 54.000 a 49.000. Poi abbiamo un dato della produzione industriale, secondo il CRESA, più 5%. Questi sono i numeri. Ora, perché è giusto approfondirne in dibattiti pubblici? Perché questi numeri ci consentono di dire se le politiche attivate sul lavoro, sullo sviluppo, sull'occupazione sono coerenti, stanno producendo effetti o se ne devono produrre. Quindi i dati che noi oggi abbiamo a disposizione è una regione tra le migliori performance in Italia, sicuramente tra le migliori del centro-sud Italia e che ci consente di dire che il lavoro sta andando bene. Dopodiché è risolto il problema della disoccupazione in Abruzzo.
discorso, assolutamente no, ma siamo usciti dalla sacca della crisi lunga che ha azzannato l'Abruzzo, l'Italia e l'Europa, diciamo, dal 2008 in poi, e oggi possiamo, come dire, guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che c'è un dato su tutti, è l'aumento della fiducia delle imprese abruzzesi a fare gli investimenti, cosa che era crollata in minimi termini, e questo sta anche dentro un merito della regione, perché è un territorio fatto anche dell'ottimismo, cioè dalla fiducia che hanno coloro che operano di intraprendere, di investire, di ricominciare a investire e dunque occupare. Questo in Abruzzo si registra. Andiamo avanti a Pescara, è polemica per il probabile arrivo di immigrati. Il gruppo consigliare di Pescara in testa ha presentato per questo un'interrogazione urgente in consiglio comunale diretta al sindaco Marco Alessandrini su sollecitazione dei residenti della zona di via Vespucci, preoccupati da insistenti voci, appunto secondo le quali l'ex sede della succursale del liceo scientifico Da Vinci, ubicata all'angolo con via Don Brandano, sarebbe stata individuata come sede atta ad ospitare circa 80 profughi. Sentiamo. Un'interrogazione urgente presentata in consiglio comunale al sindaco Marco Alessandrini per sapere se queste voci che circolano già da alcuni giorni corrispondono al vero. Si parla dell'arrivo di una ottantina di immigrati che verrebbero ospitati, troverebbero posto all'interno degli ex locali che ospitavano fino all'anno scorso il liceo scientifico Da Vinci a Pescara in viale Vespucci. Da alcuni giorni nella zona di via Vespucci, via Don Brandano, sta circolando una voce che ancora non trova conferma, ossia quella della possibilità che circa 80 profughi, 80 migranti possano trovare allocazione all'interno di una struttura privata. Quindi c'è un tantam che si rincorre in quella zona. Noi come gruppo politico, il gruppo politico Pescara in Testa ha presentato una interrogazione urgente al sindaco, e il sindaco ha detto in maniera chiara che ad oggi non ha avuto nessun tipo di comunicazione ufficiale da parte della prefettura. Quali potrebbero essere secondo voi i rischi in conseguenza dell'arrivo di questi 80 migranti? Ma qui non si tratta né di essere razzisti né di andare contro tendenza, perché adesso si parla di multicultura, multilingue e tutto. Noi riteniamo che in quella zona, oggi una zona già difficile da un punto di vista immobiliare ma anche da un punto di vista commerciale, far arrivare un numero così importante e così imponente di migranti potrebbe creare fastidio tra virgolette, e quindi noi non riteniamo che oggi siano le condizioni in quella zona per un insediamento così numeroso, ripeto, nel caso in cui dovesse trovare fondamento questa voce. Però noi oggi ci fidiamo delle parole del sindaco, che ha avuto rassicurazioni da parte della prefettura di Pescara. Andiamo all'Aquila. 5 milioni di euro stanziati dall'Ateneo per migliorare l'unico edificio dei tre analizzati che ha evidenziato criticità dal punto di vista degli indici di vulnerabilità sismica. L'Ateneo Aquilano così si fa capofila di un progetto pilota portato avanti dal professor Luongo, il servizio e di Daniela Rosone. Di tre edifici dell'Ateneo Aquilano analizzati, solo su uno, il blocco C di Copito 2, sono state riscontrate delle criticità a livello di indice di vulnerabilità, e allora sono stati già stanziati 5 milioni di euro per migliorarlo dal punto di vista sismico. Gli altri edifici invece sono a norma. A snocciolare questi dati è il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura Ambientale dell'Università dell'Aquila, Angelo Luongo. Con l'Ateneo parte da lui un progetto pilota per analizzare e misurare proprio gli indici di vulnerabilità degli edifici che ospitano la didattica dell'Università Aquilana. È emerso che la gran parte degli edifici rispetta la norma che sta per uscire entro la fine del 2017. Esisterà una nuova norma antisismica che sostituisce e corregge alcune imprecisioni e errori rispetto alla norma attuale, e che richiede per gli edifici scolastici che l'indice di vulnerabilità sia almeno uguale a 0,6. Noi, con un'analisi estremamente approfondita che andrò a spiegare durante il mio intervento, abbiamo trovato che molti edifici già soddisfano questa limitazione. Alcuni edifici sono leggermente al di sotto, e per un solo caso, che è il blocco C dell'edificio Coppito 2, quindi per un singolo blocco di un edificio,
invece abbiamo un indice di vulnerabilità che è di poco superiore a 0,3, perché l'edificio è irregolare, ma diciamo, la criticità è localizzata in un numero di pilastri estremamente ridotto, pari all'11% del totale dei pilastri. A passare sotto la lente del Dipartimento i tre edifici, Coppito 1, Coppito 2 e Roio Corpo B, mentre tutti gli altri, è utile ricordarlo, sono stati già adeguati alla normativa in occasione della riprogettazione del ripristino dopo il terremoto del 2009. L'Ateneo ha già stanziato 5 milioni di euro, che sono forse esuberanti rispetto al reale intervento che sarà effettuato, perché era stato fatto a titolo cautelativo, e quindi noi entro pochi mesi, espletate le gare per l'affidamento di questi lavori, interverremo possibilmente senza disturbare l'attività didattica attraverso questa operazione di miglioramento sismico di quei pochi elementi strutturali che oggi sono in deficit. Restiamo sempre in tema di sicurezza degli edifici scolastici. In questo senso il Comune di Pescara ha annunciato di aver messo nuovi fondi per la sicurezza delle scuole. L'assessore competente Giacomo Cuzzi ha voluto rispondere anche al Movimento 5 Stelle rassicurando sullo stato attuale degli edifici scolastici. Sentiamo. 500.000 euro a disposizione per il miglioramento degli edifici scolastici per quanto riguarda la vulnerabilità sismica, un impegno importante da un punto di vista economico dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le scuole di Pescara. Questa attività parte dal 26 gennaio, con la quale abbiamo fatto un quadro di necessità su tutto il patrimonio immobiliare del comune e sull'edilizia scolastica, per cui abbiamo stanziato già 100.000 euro per un progetto che riguarda 5 scuole e adesso verranno stanziati 400.000 euro per portare a compimento la vulnerabilità sismica gli studi sulla vulnerabilità sismica su tutto il patrimonio che riguarda le scuole comunali. Nelle ultime ore erano arrivate però delle critiche al vostro lavoro da parte del Movimento 5 Stelle, che aveva parlato di questo emendamento presentato che poteva prevedere tramite il master plan l'utilizzo di 12 milioni di euro. Ma guardi, noi non accettiamo insegnamenti dal Movimento 5 Stelle, nelle amministrazioni si parla con i fatti sono dettati dalle carte, al di là degli emendamenti targati 5 Stelle a febbraio, diciamo l'atto principale è la delibera del 26 gennaio 2017 della Giunta Comunale che attesta quello che sto dicendo, cioè la Giunta che fa un resoconto della situazione e impegna la struttura dirigenziale a impiegare le risorse dell'amministrazione comunale prioritariamente su questa necessità, cioè sulla necessità di rendere sicuri gli edifici scolastici, che oggi sono sicuri. È stato fatto un grande lavoro, al di là delle vulnerabilità noi abbiamo portato un pacchetto di investimenti sostanziale che parte dalla riqualificazione e l'adeguamento sismico efficientamente energetico della scuola Pascoli di via Roma, la scuola di San Silvestro per 800.000 euro, un programma di manutenzione per 400.000 euro su tutti gli edifici scolastici, gli asili, la Conchiglia e la Mimosa, i nidi a Porta Nuova in via Benetto Croce e via Vespucci per un importo di 600.000 euro, quindi tanto è stato fatto sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e tanto faremo, perché crediamo che appunto dopo anni di buio bisogna investire in maniera attenta e precisa su quello che è poi il futuro della nostra società. Ci sarà tempo fino a marzo per mettersi in regola con la certificazione dei vaccini necessaria per la frequenza della scuola da parte di bambini e ragazzi. I pediatri di base rassicurano sui tempi, ma le file alla ASL sono lunghissime. Per ora sono stati rilasciati già 4.500 certificati. 35.000 richieste di certificazione per i vaccini da esaudire entro il 10 marzo 2018. Solo all'Aquila negli ultimi 10 giorni ne sono stati rilasciati 4.005 con oltre 900 vaccinazioni. I dati sono del servizio vaccinazione dell'ASL, un sovraccarico che sta creando il panico in molti genitori e lunghe file all'ASL. Ma le pediatre stesse rassicurano, c'è tutto il tempo e soprattutto si potranno fare certificati anche online. Per nidi e materne l'11 settembre per entrare in classe i genitori hanno dovuto consegnare l'autocertificazione. Per la primaria obbligo del 31 ottobre, ma la certificazione definitiva scadrà a marzo.
Tanto si è creato un po' di allarmismo che ha sui tempi, sulla tempistica, che ha comportato delle lunghissime file sia al centro vaccinale giù all'ospedale regionale di Coppito che all'ufficio che è stato predisposto nell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. Il certificato potrà essere presentato, questo ALS, entro il marzo del 2018, quindi io diciamo che rassicurerei tutte, nel senso che c'è tempo per fare queste cose e per evitare, appunto, lo dico, per evitare che ci siano queste interminabili file che sono d'altro canto nocive per la popolazione stessa. Nel ricordare l'importanza delle vaccinazioni, anche di quelle non obbligatorie, basti pensare alla meningite, le pediatre di base sollecitano un incremento di personale nei centri vaccini, poiché a volte le liste di attesa sono notevoli e si creano problemi anche per il personale, seppur altamente qualificato, che non riesce ad esaudire le richieste in tempi brevi. Esempio la meningite, con la paura e con le informazioni, code anche di un anno, poi tutto sembra essere tornato alla normalità. Gli stessi operatori del settore risentono molto della carenza di personale e quindi, pur essendo molto bravi, molto preparati, naturalmente la carenza di personale comporta un allungamento delle file di attesa. E considerando che più delle volte i bambini, quando arrivano alla vaccinazione, devono essere in perfette condizioni di salute, e non è ipotizzabile che spostare un appuntamento magari viene spostato a 5 o 6 mesi di distanza, per cui l'operato che il pediatra svolge quotidianamente nel proprio ambulatorio può essere vanificato da un deficit strutturale, logistico e di personale che avviene, e non credo solo nell'ASL dell'Aquila, ma in tutta Italia. Adesso andiamo a Teramo, sul piede di guerra la Tercop, la cooperativa sociale che gestisce da 25 anni per conto del comune i parcheggi a pagamento. La protesta è rivolta contro l'amministrazione comunale che vorrebbe installare i parcometri in centro storico, decentrando così e decretando la perdita d'impiego di 28 lavoratori socialmente svantaggiati. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Si fa sempre più forte l'ipotesi che il Comune di Teramo stia decidendo di installare per la prima volta dei parcometri in centro storico per poi amministrarli direttamente. Una rivoluzione nella gestione dei parcheggi a pagamento che avrebbe come prima conseguenza la perdita di lavoro per 28 persone della Tercop, cooperativa sociale che si occupa del servizio da 25 anni. Una scelta questa non compresa dai lavoratori della Tercop, che da tempo hanno presentato al Comune un progetto che vede loro stessi gestori dei parcometri, con guadagni certi anche per l'amministrazione comunale. Un progetto, secondo loro, ignorato. E questa lunga proroga ci ha danneggiato perché, lavorando sotto costo, ci ha costretto a indebitarci con il Comune. Quindi, dopo esserci indebitato di circa 200.000 euro che stiamo pagando a rate al Comune, praticamente con questa operazione si arriverebbe all'esclusione della cooperativa sociale dal mercato dei parcheggi, sostanzialmente. La gestione in proprio da parte del Comune dei parcometri farebbe guadagnare maggiormente il Comune? Assolutamente no, anche se le apparenze, magari qualcuno potrebbe essere convinto di questo. Il Comune ha in mano due progetti Tercop ormai da 4 anni, dove si propone di destinare tutti gli utili derivanti dai parcheggi alla stessa amministrazione comunale, che potrebbe scegliere o di avere soldi direttamente, e quindi in quel caso si perderebbero posti di lavoro, oppure destinarne una parte in lavori socialmente utili da concordare con il Comune avrebbe dei risparmi su quei settori e quindi si salverebbe in questo modo anche tutti i posti di lavoro. E allora perché, secondo lei, perseguono questa via? Allora, io ancora non voglio credere che vogliano perseguire questa linea, perché se insistono su questo noi dovremmo pensare a questo punto che l'obiettivo non è quello di regolarizzare semplicemente questa situazione o di fare gli interessi del Comune, ma semplicemente di far fuori questa cooperativa sociale, come ho detto prima, dal mercato dei parcheggi. Questo noi non vogliamo ancora crederlo, però non ci sarebbe altra spiegazione. L'amministrazione comunale di Teramo, dopo 25 anni, potrebbe cambiare politica sui parcheggi a pagamento, abbandonare la linea che con la Tercop ha coniugato occupazione e servizio e scegliere la gestione diretta degli stalli blu.
Si è tenuta questa mattina a Pescara in regione una tavola rotonda dal titolo Abrex, la moneta sociale d'Abruzzo. Una moneta questa importante per la nostra regione che consente di acquistare bene servizi anche laddove le aziende non ne abbiano possibilità per mancanza di liquidità. Vediamo insieme il servizio. Abrex, la moneta sociale d'Abruzzo. Questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina presso la sede della Giunta regionale a Pescara. Il circuito Abrex si fonda sull'istituto della permuta e offre un duplice vantaggio. Per le imprese, in un momento di scarsa liquidità, c'è la possibilità di effettuare acquisti anche senza disporre del contante necessario. Per il territorio, invece, c'è la possibilità di rafforzare l'economia grazie al principio mutualistico. A due anni dalla sua nascita, ad Abrex sono state iscritte oltre 400 imprese abruzzesi, con una crescita rispetto al 2016 del 97%. Delle 400 imprese che fanno parte del circuito, 194 sono della provincia di Pescara, 155 di quella di Chieti, 40 dell'Aquila e 11 di Teramo. Circa 4 milioni i beni e servizi transati. Più di 400 aziende in Abruzzo iscritte al circuito che hanno generato quasi 4 milioni di euro di acquisti e di vendite senza toccare un solo euro dal conto corrente bancario, quindi utilizzando questa economia che si muove senza costi e senza interessi per le aziende. La cosiddetta moneta della fiducia, come ci ha ribattezzato il Sole 24 Ore, prende corpo e sostanza in ambito sociale. Noi oggi abbiamo dimostrato con dei casi concreti come possiamo essere utilizzati dai dipendenti delle aziende, come possiamo essere utilizzati nel turismo e nel mondo della cultura, e abbiamo dimostrato che con noi con la cultura si mangia, e come la nostra attività soprattutto è utilizzata nel terzo settore e in ambito sociosanitario. Anche lì sosteniamo le imprese e permettiamo alle imprese dell'ambito sociosanitario di non dover attendere pagamenti e di avere certezza del pagamento e utilizzare questi pagamenti e questo fatturato aggiuntivo per fare acquisti. Andiamo avanti ancora, adesso torniamo a Teramo. L'Istituto Musicale Braga cambia nuovamente sede, ma finalmente ne trova una definitiva. Dai locali di via Taraschi, dal 2 di novembre si trasferirà nel palazzo dell'IMDAP in via Noè Lucidi, grazie ad un accordo firmato con la direzione regionale dell'INPS. Andiamo a vedere. 122 anni di musica, ma soprattutto di storia e cultura. È l'Istituto Musicale Parificato Braga di Teramo, un'eccellenza in Abruzzo, senza più la sua storica sede di Piazza Verdi da tanto tempo a causa degli sciami sismici. Anni di traslochi e di precarietà non hanno però minato iscrizioni e fama di questa scuola, che ha ottenuto anche la statizzazione. L'ultimo sfratto è di questi giorni. Il Braga deve lasciare i locali di via Taraschi ad un'associazione di disabili entro la fine di ottobre, proprio all'inizio dell'anno accademico. Il comune di Teramo non sarebbe in grado di assicurare all'istituto una sede idonea, ma per fortuna arriva la soluzione e arriva dall'INPS. Noi abbiamo agito in autonomia e siamo riusciti a ottenere una bellissima sede a Teramo, che è la sede ex INPS, a Teramo nota come IMPDAP, e siamo contenti. Questo è il nuovo corso del Braga, abbiamo la possibilità di programmare per 6 anni un futuro tranquillo per i nostri allievi, per i nostri docenti, per i nostri programmi. Abbiamo 1500 metri quadri a disposizione, l'operazione è stata fatta in assoluta serenità, e anzi colgo l'occasione per ringraziare l'INPS, la persona del direttore regionale e anche il direttore che è qui presente, il direttore di Teramo dell'INPS, che ha partecipato con noi a questa operazione. Ma i locali sono idonei? Sono molto idonei, noi in genere siamo abituati a organizzarci in maniera tale di essere anche qui autonomi. Questa struttura che ci è stata concessa dall'ASP 1 è stata da noi verificata anche in sede sismica, adesso è naturalmente si presenta al futuro, cioè non nostro, di coloro i quali l'abiteranno, in maniera estremamente convincente, perché abbiamo fatto verifiche sismiche e tutto. Ci spiace un po' lasciare questa sede perché per noi era estremamente convincente.
confacente a quello che poteva essere il nostro futuro. Però nel contempo siamo molto, molto, molto felici di aver trovato una bellissima sede che naturalmente è al centro della città, che ci potrà dare continuità e soprattutto ai nostri allievi. Le iscrizioni come vanno? Le iscrizioni stanno andando molto bene, perché è chiaro che era importante dare una sorta di serenità a coloro i quali sono i nostri allievi cittadini, che in questi ultimi tempi, devo dire, erano abituati a peregrinare un po' per Teramo. Però il messaggio che vogliamo lanciare è che noi in perfetta autonomia siamo riusciti a creare una continuità per questo istituto storico, 120 anni più 2. Ed ora la pagina dello sport. Iniziamo dal Pescara, seduta mattutina per i biancazzurri che proseguono la preparazione per la trasferta di sabato a Salerno. Alla Recchi sarà ancora assente l'attaccante Mancuso, che quasi certamente salterà anche la gara infrasettimanale di martedì prossimo all'Adriatico Cornacchia contro la Virtus Entella. Venerdì scorso ha fatto invece il suo debutto in Serie B Marco Carraro, giovane centrocampista arrivato in prestito dall'Inter, che andiamo ad ascoltare. All'inizio non è stato facile, perché comunque passare da un settore giovanile alla prima squadra non è affatto semplice, per i ritmi, per tutto, insomma, i compagni. E quindi all'inizio magari ho trovato un po' di difficoltà, però ora mi sto ambientando benissimo. Una volta che riusciamo ad andare in vantaggio e a mettere al sicuro la partita, dobbiamo continuare sul pezzo per tutti i 90 minuti, rimanendo sempre concentrati e non mollare mai. Il mio ruolo principale è davanti alla difesa, però posso giocare anche in mezzala. Un allenatore molto, molto bravo, che riesce a lavorare molto bene con i giovani soprattutto, dà molti consigli, quindi penso sia una buona cosa soprattutto per me. Lui vuole che i centrocampisti costruiscano molto il gioco, quindi devono passare tutte le palle, devono passare dal centrocampo, e niente, ci chiede di impostare l'azione dal basso. Sì, siamo una squadra molto competitiva che punta a tornare in A, quindi è normale che ci sia molta concorrenza in ogni ruolo, non solo nel mio. Però sto lavorando bene, mi sto allenando. Non mi spaventa, ecco. No, non mi spaventa, perché l'importante è lavorare bene per migliorarsi e prima o dopo la possibilità ti arriva. Sì, sono stato all'Inter, è stata un'esperienza molto importante per me, perché ho sempre imparato molto ogni anno dagli allenatori, dallo staff e da tutti. Nell'ultimo anno guardavo spesso Gagliardini quando mi allenavo in prima squadra, spesso guardavo lui, i suoi movimenti, come giocava lui. Adesso la Serie C, parliamo ovviamente del Teramo. Ieri sera all'interno della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella è intervenuto il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che è tornato sulla questione del campo Acquaviva. In città, dice, è in atto solamente una guerra degli uni contro gli altri. Ascoltiamo le parole di Campitelli. Due anni fa doveva essere in Teramello. Oggi purtroppo dovremmo far sì che un po' tutte le società dovessero stare vicine al Teramo, non contro il Teramo. Qui invece si fa una guerra tra poveri, perché è un impianto che sicuramente, avendo un settore giovanile, perché il Teramo ha un grande settore giovanile, ha bisogno di quel campo, e poi si potrebbe collaborare con tutte le società locali, mentre qui c'è una guerra a distruggere, non a creare. Una guerra non a far sì che si giocasse la domenica e il sabato e poi tutti a vedere la partita del Teramo la domenica. Qui ognuno tenta di avere il suo piccolo spazio e basta. Qui bisogna confrontarsi, stare tutti vicini l'uno all'altro e tenerci stretta
questa bella Serie C, tutti, perché è un patrimonio non di Luciano Campitelli il Teramo in Serie C, ma di tutta la città, di tutta la provincia. Quindi se non si arriva ad avere questo tipo di mentalità, può darsi che noi l'acqua viva lo perdiamo sicuramente per mille ragioni, ma sicuramente il calcio a Teramo prima o poi finirà. Oramai siamo stufi, noi continuiamo per rispetto dei nostri tifosi e di tutte quelle persone che guardano il Teramo e per l'amore che hanno verso questa città e il Teramo, noi rispettiamo quelle persone, ma il prossimo anno cambieremo sicuramente musica. Io ho detto delle cose, adesso chi di dovere deve ascoltare, sicuramente non il gestore, perché il gestore ha speso un mucchio di soldi per poter creare uno stadio così bello e così funzionale. Oggi tutti si devono mettere una mano sul petto per capire se questa squadra potrà anche nei prossimi anni fare queste bellissime figure oppure tornare nel suo cantuccio, che può essere una buona e discreta Serie D, dove sicuramente non ci sarà Luciano Campitelli e dove sicuramente ci saranno altri imprenditori, forse anche migliori di Luciano Campitelli. Questa non è una polemica, bensì un modo di capire che cosa si vuole fare in questa città, perché se oggi, se l'anno scorso certe squadre giocavano in certi campi che oggi non sono più agibili e quindi è che sono liberi, non è corretto che queste società oggi attaccano e vogliono a tutti i costi giocare in un campo che dove forse ci doveva giocare il settore giovanile del Teramo. Non dico altro, non faccio polemiche per ora e basta, perché a questo punto usciremo anche noi allo scoperto e poi sicuramente ne vedremo delle belle. E a stretto giro è arrivata anche la risposta dell'amministrazione comunale di Teramo con l'assessore Roberto Canzio, che andiamo ad ascoltare. Ma io rimango allibito da certe notizie, perché veramente stiamo parlando di una cosa che non esiste. Tra l'altro io ho anche dichiarato pubblicamente che al di là delle richieste, il Teramo Calcio, le attività giovanili del Teramo Calcio saranno garantite sempre, non tanto per qualche diritto che non si sa dove nasce, ma dal fatto che comunque negli anni passati le giovani del Teramo Calcio già c'erano. Quindi io sinceramente non lo so da dove nasce questa notizia. Il Teramo Calcio ha le stesse ore degli altri anni, quindi non lo so, mi giunge nuova questa cosa e quindi non so come mai è uscita fuori. In realtà, ripeto, il Teramo Calcio ha le stesse ore. C'è la Virtus Teramo che si allena alle 7 di sera. L'unica cosa che è cambiata rispetto agli altri anni è che avevamo dato l'autorizzazione a giocare senza pubblico alla Virtus prima, che doveva giocare in alternanza con le giovanili del Teramo Calcio, e successivamente, per un problema legato all'impianto di piano della lenta, anche al piano della lenta, a cui avevamo chiesto di giocare il sabato in alternanza col Teramo Calcio. Quindi diciamo che il punto fermo è stato sempre il settore giovanile del Teramo Calcio. Da qui poi qualche società ha fatto, come dire, ha pensato di fare qualche furbata, ma io ho dichiarato che comunque se la furbata è quella di penalizzare il Teramo Calcio o di fare la guerra al Teramo Calcio, qualcuno ha sbagliato sia la persona che il luogo dove fare questa guerra. Adesso scendiamo ancora di categoria, andiamo a fare il punto in Serie D. Dopo due giornate di campionato, nessuna squadra abruzzese a punteggio pieno, mentre tre di loro sono ancora a secco di punti. L'inizio stagione è stato tutt'altro che entusiasmante per le rappresentanti della nostra regione. Sentiamo il servizio preparato da Andrea Costantini. Appena due giornate di campionato di Serie D e nessuna squadra abruzzese è a punteggio pieno, anzi tre di loro sono a secco: Pineto, San Nicolò e Nero Stellati. Con l'Aquila battuta in maniera non del tutto meritata domenica scorsa a Pesaro dalla Vis, una delle candidate alla vittoria finale, l'abruzzese è partita meglio, numeri alla mano, e la Vastese, che dopo un buon pari a San Marino ha superato l'Avezzano nel derby dell'Aragona. No, l'ho detto sempre, io si lavora per la domenica, poi prima si arriva al traguardo della salvezza e poi dopo si guarda altrove. Il tecnico marsicano Giampaolo vede il bicchiere mezzo pieno in attesa della crescita generale della squadra e soprattutto degli attaccanti. Diciamo che lì davanti ancora non siamo al 100%, perché Dos Santos sta riprendendo un po' la forma, Bramighi lo stesso, per cui dobbiamo ancora migliorare tanto lì in fase offensiva.
però per quanto riguarda, diciamo, l'atteggiamento, la prova dei ragazzi, a me è piaciuta. Io non posso solo che fargli complimenti, perché in campo si è vista una squadra che ha personalità, che gioca, che fa tutte e due le fasi in modo egregio. Purtroppo ci manca in questo momento un risultato che ci creerebbe, diciamo così, un'autostima maggiore. Nell'altro derby di giornata il Francavilla ha annichilito i nerostellati. La soddisfazione del tecnico Iervese. Il nostro pensiero deve essere quello di avere sempre un ritmo molto alto e di cercare di recuperare palla velocemente e attaccare la porta. E piano piano devo dire che i miei ragazzi stanno acquisendo questa mentalità che, ripeto, deve essere a prescindere adesso il risultato, perché è facile parlare dopo una vittoria, però anche domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, perché devo dire che quello spirito ce l'hanno sempre, quindi abbiamo lavorato tantissimo su questa mentalità e la dobbiamo portare avanti fino alla fine del campionato. Falsa partenza per il Pineto, con Matelica e San Marino 0 punti e 0 gol fatti, e domenica derby casalingo con la Vastese. Positive nella gestione della palla, però siamo mancati, ecco, gli ultimi 16 metri, e abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi dobbiamo un po' adattare i modi a seconda delle caratteristiche dei nostri giocatori. Sinceramente abbiamo incontrato due squadre forti, ma d'altronde non resto sorpreso di questo, perché la Serie D è cambiato, equilibrato, tutti hanno un organico competitivo. Domenica sarà un'altra battaglia, sarà un derby, cercheremo di riscattarci fin da domenica prossima. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.